vabbè, vediamo un po'. Magari non è una cosa. Queste sono le cose più insopportabili dei giochi, quando devi procedere e ti chiedono di andare a recuperare degli oggetti precisi per fare. Sindaco. Aspetta, però questa è una missione così a caso. Le missioni della storia sono queste qua. Questa, Ah, Betty Betty Boo. Boop. Questa. E questa, di Pikmin. Vabbè, quindi sono queste quattro da fare per sbloccare. Se ne può fare una volta, li puoi personalizzare perché tipo questo non so Sì, proprio che sia, però ci aspetta. sta. Allora, Vai. Riku cosa ci dice? Gara sportiva, Riku. Credi di potermi aiutare? Si tratta di un'amica, Elvi. Ma chi è questa gente? Ho trovato questo strano gioiello. E poi è successo quel che è successo. Un mostro gigante è apparso dal nulla ed è sparito portandosela via. Avevo tanta paura e me la sono data a gambe. Ma ora mi sento in colpa. Mi puoi aiutare a Quella salvare all'orecchio staccato. Caverna gelosa, salva la mia amica Elvi. Sì. Qual è la caverna gelosa? Oh, grazie, grazie di cuore. Credo che quel mostro sia scappato in direzione della cima nevosa. Per favore, salva la mia amica. Non viene anche lei, quindi. È inutile. Allora, vediamo, vai. Ah, si apre questa nuova strada, quindi. Ah, ok, quindi si continua un bel po', meno male. Avanziamo allora. Questa è completamente nuova, questa grotta. Ma che? Oddio, No! no! Che palle! Oh no, dove è finito il resto del gruppo? Demo, non ci sia altro da fare che andare avanti. Vabbè, però dai! Il gruppo si è diviso in due. Avanti! Adoro il taglio di capelli di Ada, non credo. Che poi il problema sta nel fatto che quando si deve fare l'altra parte del gruppo, loro te la fanno fare, ma alla fine tu non puoi fare nulla, puoi usare solo le pepiere. È per questo che è pure un po' scocciante, perché fin quando dici, vabbè dai, è sfizioso, magari questo soprattutto adesso ne approfittavo, giocavo io il pezzo dove si controllava me, però invece va comunque in automatico, tu non puoi fare nulla. Sì. È vero che te ne batte in automatico anche questo, in automatico, però c'è quella cosa di controllo che tu non c'hai proprio. Oh, Barretti ti aiuta. Si arma! Tutti i soldi. Uno di Tifa. Non muore sto Bash. Ah. Dubitato solo per un attimo. Quasi non sei fortunati che hanno diviso me e te. Siamo noi siamo i più forti del gruppo. Sì. L'ultimo pezzo poi cambia gruppo. Spero che stiano tutti bene. Nel frattempo. Ah no, l'ho già finito. Ma non serve a nulla restare qui. Andiamo, forza! Poi il bello è che trovano queste locande così. Allora, aspetta, tu con chi ti metti? Con Con Claude. Crow. Vabbè, Tris rimane da sola. Riprendi. Però nel gruppo metti Triss e Yennefer. I tre guerrieri è un po' esagerato. Vabbè, sì. Oggi sono stati i miei vestiti preferiti. Che Quanta verità. ne sai tu? Vabbè, se lo dice lei. È di devastamento totale, subito. Wow. Solo qualche graffio. Avanziamo. Carica. Vedono i miei occhi. E là!
Leon, hai sentito la mia mancanza? Come sono felice che stiate bene. Il gruppo si è riunito. Perché resettare? Adesso andiamo. Zelda. Cavallo invece vuole Blitz. E vuole Geralt. Yennefer ha comprato un regalo. C'era una svendita. Perciò ho preso questo. Yennefer ha fatto un regalo a Zelda. Grazie mille. Pony di peluche. Sento così felice. Zelda è molto contenta. Ma non si conoscevano proprio, quindi. Vabbè, perché queste sono le ultime. No. Link ha visto tutto, anche lui vuole bene a Zelda. Link è geloso di Yennefer. Vai, Geralt con Blitz. Sonno? Anch'io ora che ci penso. Che bel tepore. Profonda simpatia. Costano proprio troppo queste cose, sì. Ormai. E rimette il gruppo allora. Ah, io, Zelda e Geralt. Vai. Ecco. Ci siamo già? Sì. I miei poveri polpacci. Eccolo. Ehi, tu. Sei Elvi? Non avere paura, ti salveremo. Regina dei ghiacci Elvi. Cioè, qui ci sta bene Elsa. Ma non so se si può cambiare, no? No. Guarda che sono personaggi con cui non interagisci proprio. Tipo questo ci dà l'oggetto e basta. Fammi impazzire subito Merger. Maxi arma. Mobilità, colpo negli occhi. Ti aiuto, ci sono anch'io. Potente, è diventato potentissimo ormai. Rompe il cuore di Leo, no. Rompe il cuore di Ada. È imperturbabile. Aspetta, a te li dobbiamo mettere nella salvaria. Lui sta laggando proprio il gioco, mi pare. Un po' sì. Un po' proprio il gioco in sé a scatto. Ma no, pure Zelda! Ok, vai. Rompe il cuore di Geralt. No, ma Zelda è viva. Cioè, calma. Rompe il cuore di Ada. Un'abilità, guarda altrove. Ah, non ti fa corrompere. Grazie, vostra altezza. Geralt è di nuovo normale. Dove fare colpo su Leon? Da fuoco. Come quello ancora. Zelda. Ah, è morto però. Sono scarsa.
Ah, grazie. Zelda è rimasta cattiva. È stato facile. Zelda sale di livello. Tu che non hai mai ceduto all'oscurità. Mentira. Anche se una volta devi salvare lo Zelda. Beh, sì. Che avventura. Come una vecchia, quindi. Mi hai salvato la vita, grazie infinite. Come potrò mai sdebitarmi? Beh, quel gioiello mi sarebbe davvero utile. Davvero, tutto qui. Sì. Tutto tuo, prendilo pure. Cara, voleva pensare se ne hai fatti i soldi. È a causa sua se mi è successo tutto questo. Quindi sii prudente, d'accordo? È completata la missione di Riku. Il Granduca del Male si trova nel grattanuvole, vero? E questo è uno dei gioielli che permette di aprire la porta d'ingresso. Dobbiamo trovare gli altri, costi quel che costi. Così potremo salire in cima al grattanuvole e dare una bella lezione al Granduca del Male. Oltre a salvare l'eremita errante, ben inteso. Resisti, Gandalf, stiamo arrivando! La Betty Boop è quella più facile perché è il livello più basso. Ok, quindi. Betty Boop. Per essere facilissimo è che è il livello 15. Strada del deserto, Betty Boop. Che disdetta! Il Granduca del Male ha deciso di seminare il caos proprio durante le mie ferie. Ho ancora gli incubi a causa del Duca del Male. Oh, salve! Non è che per caso hai visto dei gioielli a forma di occhio o di naso? Ora che me lo dici, in effetti, ho trovato uno strano gioiello un po' di tempo fa. Potrebbe essere quello che cerchi. Potrebbe. Ah, mi dispiace, l'ho buttato via. Scemo. Cosa? Dove? Nelle rovine che si trovano nel deserto, vuoi andare a cercarlo? Purtroppo... Ah, quindi nel Dedalo sotterraneo dove sta il genio. E va bene, ora sai dove si trova. Se lo trovi è tuo. Ok, andiamo. Ci sono due strade perché tu lo devi cercare, quindi non si sa mai. Vediamo se è qui. Oh, se non è qui vuol dire forse compare di tende nell'ultimo che cerchi. Ah, eccolo! Gioiello bocca. Ah, non c'è il boss qui. Forse no, allora. Come la missione di Betty Boop. L'unica cosa che cambia è che Zelda se ne va col cavallo. Vabbè. Oh, ancora. Livello 53. Vabbè, questo potrebbe anche rimanere. No. Come te, Get Sit. Sì. O Doraemon. Vai là, prosegui. E poi il gioco è proprio come un vecchio gioco di ruolo. Sì, cioè sì. Classico. A turni, con abilità che si sbloccano. E le classi. Poi c'è quello dei soldi. Vabbè, però se lo rimani lì, rimane sempre con i soldi sbloccati. Ah, ecco, si è aperto il varco speciale. Ecco questo. Dobbiamo andare qua? Sì. Via Angoscia. O Angoscia via. Vabbè, è molto angosciante, quindi via Angoscia. Avanti! Vedo l'ora di andare a letto. Sparmi al fiato. Pane e fantasmaio IB. Sono scarsi, però. No, no, in attacco sono forti. Beh, che aiuto hanno bisogno per la cura? Vabbè, sì. Quella propone così deve fare il turno. Poi vogliono aiutare, diciamo, cura di più in quel caso. Sta benissimo comunque Doraemon con questo vestito, non trovi? Abbastanza. Geralt, sai di livello. Il Tartare mi sarà più in mente quella puntata di Mr. Bean. Perché? Ti ricordi che aveva la carne cruda e la iniziava a infilare ovunque in quel ristorante? E non se la mangiava. Rion ha delle armi di ottima qualità. Doraemon è un intenditore.
stellatina di pesca. Questi muoiono subito. 1527 andiamo appena che finisci questa battaglia. Belmatina e Tart. Hop hop. E dobbiamo cercare adesso il birillo. Birillo, ah. Il gatto di Doraemon. Con Doraemon c'è veramente un gatto. Ah, poi teneva pure quella donna, dico. Cioè quella sì. Gatta ah, che, sì, sì. Con cui si frequentava. Ah, questa è la canzone. Canzone è? Una delle mie. Per il ritmo, vero? Sembra che l'hanno sentita da qualche parte. Cosa? Non esiste, è una mia originalissima marcetta. Ah, ora ho capito. Identica al verso di una talpa gigante. Sono davvero sicuro di voler essere amico di questa persona. Ora Tris. Una locanda. Oh. Ah, cara Ada, Filomena è bellissima come sempre, ma anche severa quando occorre. Non potrò mai ringraziarti abbastanza. Tuo Tom Nook. E tre tagliani incontro. Hai ancora ripreso Link? No, ancora no. Visita la stanza di Tifa. Questa è una richiesta anche nella vita reale. All'allenamento. I nemici tremeranno alla vista dei nostri muscoli. Marciamo lungo la strada. Tutto con l'allenamento. Gol legame è fortissimo. Livello 10, vera simpatia. Cioè potrebbe essere anche questo. È casuale, dipende quale dello sport è quello giusto. A volte è un po' troppo la testa tra le nuvole, Ada. Io? Sì, ti addormenti nel bel mezzo delle battaglie. Beh, tutti hanno bisogno di riposare, no? Anche a te farebbe bene seguire il mio esempio, sai? Non cambiare argomento! Ti farò un episodio interamente di quei quattro gioielli. Mm, sì, sì. Avanti! Stiamo andando troppo bene. Brillo! Devi tornare a casa! Immagino che non sia da queste parti. Eh? Doraemon! Oddio! Fantasmucciolo Doraemon. Ah, ma era un cane allora. Mm. Sembra molto forte. Ah, sicuro. Vabbè, non è... fa impazzire me e Claude, si muove ancora più velocemente. Insomma, anche se sicura dovremmo riuscire a pareggiare. Ebbene? Saliamo ancora di livello. Livello 54, affetto eterno. Oh, ti aiutano. Dai, ce la possiamo fare. Vediamo se ti dica con te. Mi stai ingazzando. Da fuoco! Oh, mi è passata la pazzia. È morto. Era molto scarso. Grazie, miau. E questo non dovrebbe farsi capire. Che faticaccia. Ha da sale di livello. Ha nessuna abilità. Panincane. Bello. Ah.
Che avventura. Almeno abbiamo ritrovato Brillo sano. Brillo sano e salvo. Senti, già che ci siamo, non è che potrei avere quel gioiello? Certo, ecco a te. Ho tenuto il gioiello occhio destro. Grazie ancora dell'aiuto. Forza Brillo, si torna a casa. Ah, quindi adesso ce ne manca solo uno. È completato la missione di Doraemon. Yuhu, questo è il terzo gioiello per il grattanuvole. Ne manca ancora uno e potremo aprire la porta. Il Granduca del Male avrà la punizione che si merita. E libereremo Gandalf, l'eremita errante. Procediamo. Locato. No, oddio. Il coronavirus a chi è venuto? A Tifa. Tifa. Stars. Ibelloe, grazie mille per il follow e benvenuto. Ciao. Aspetta, cambia prima il personaggio. Sì, sì. Vediamo. Casting. Bellissimo questo casting. Ok. Vediamo questo cosa ci propone. Scienziato attore, The Brain. Che hai da guardare? Serve qualcosa da The Brain, l'esperto di robotica? Ecco, sai dove posso trovare dei gioielli? Gioielli a forma di occhio o naso per l'esaltezza. Per chi delle cose non proprio comuni, eh? Però potrei sapere dove trovarle. Segui, non c'è tempo da perdere. Fabbrica Sentica. Vai. Neanche lui si unisce, come scienziato. Ha risposto alla velocità di un robot. Dobbiamo dirigerci verso Nuvolia. In marcia. Bellissimo con questa rosa. Questa non è che l'abbiamo esplorata tanto, eh. Ah, continua dove non si poteva continuare, in pratica. Andiamo prima da Kronk. Vediamo se ci dà qualche piatto prelibato. Mangia. Niam niam slurp. Ah, per tutte le papille gustative. Questa è stata preparata in 3 minuti. Ma da chi? Da un mago, forse? Sembra appena fatta. Questa è la forma suprema della bistecca. La salsa, poi. Che le cornia. Non guarderò mai più con sdegno il cibo surgelato. Oh, salve. Mi presento, sono Kronk, il gourmet nomade. La cucina di altissimo livello mi salta oltre ogni possibile misura. Beh, che poi in realtà ormai lo conosciamo benissimo questo Kronk. Devo assolutamente condividere questa gioia con te. Passo sul gelato. Buon appetito! Beh, proseguiamo qui. Diamoci le piccole gioie della vita. Il dorso di Blitz si muove tutto quando cammina. A volte mi è difficile restare in equilibrio. Almeno mi tengo in esercizio gli addominali. Tanto su di te. I pinguini robotici. Robo pinguillo e robo vecchio. Ebbene. Ah, da. Anche Raymond ci sta bene come scienziato. È vero, sì. A te questo. Però anche Raymond non ci ho pensato. Il mondo è un palcoscenico, eh. Sto tagliando il gioco. Io mi prendo il ruolo di protagonista. Ma ha deciso lui. Sì, è stata un'aggiunta carina qua del Granduca. È stato, beh, diciamo, neanche tanto inaspettato, però è stato comunque particolare. Sì, soprattutto sì. Il fatto che ha preso il controllo dell'eremita.
Anche se ha reso un po' vano la nostra scelta di mettere il coronavirus come duca. Visto che adesso quello non è più nessuno e Gandalf è diventato il cattivo finale. Però meglio Gandalf di Hagrid per il secondo. Ah, sicuramente. Hai salvato 1550 abitanti. Potere divino. E piena PS più potente. Capacità da 500 a 520. Oh oh! La gratitudine di chi hai salvato ha aumentato il tuo potere. L'intera mitopia ti consiglia un faro di speranza nella notte. Ora continua pure a fare a pezzettini i mostri. Otterrai la tua prossima ricompensa a quota 1600 visi. Datti da fare. Oh oh oh! Ah, ti fa sei ripresa. Di nuovo in forma. Non è più in quarantena, io perciò li tolgo dalla stanza, perché stanno in quarantena, capito? Vabbè, quello sì, anche se Zezzo una volta sconfitto non ha più molto senso. Specie di dungeon, però, che c'è la stella. Ah, di nuovo Troll Face. Andiamo subito, allora. Vediamo. Un momento laggiù. Chi ha una voglia di prendere i giochi di divertimento? Sono io, il tuo amichevole fidato Mr. Quiz. Troll Face. Troll Face. Vediamo un po', quante ne sai? Vuoi giocare a cultura generale? Sì. Allora diamo un inizio allo spettacolo. Cultura generale. Ti porrò tre domande, cominciamo. Domanda numero uno. Quali di questi mostri porta gli occhiali? Goblin Mago. Ben fatto. Domanda numero due. Come si chiama la magia curativa dei sacerdoti? Cura. Ben fatto. Domanda numero 3. Dove sorge il sole? Mi sembra di est, mi sembra. Ah, domanda. Su quelle due cose ti viene il dubbio di dire... sì, sì. Ottimo risultato. Congratulazioni, hai vinto su tutta la linea. Ecco il tuo premio. Ho 5 banane. Queste banane. Penso di andare in quella di mezzo, non dove sta il tesoro. Sì. Ah no, forse... No, però in quella no, di... questa di mezzo. Di mezzo, O probabilmente si uniranno, quelle, tutte e tre. Fabbrica asettica. La fabbrica di Heisenberg. Sì. Avanti. Un gruppo unito come il nostro è invincibile. Scorpione robo metallico. Vecchio, robo pinguino, scorpione metallico. Sono morti tutti. Ah, grazie. Un 1555. Non ce l'hai fatta a salire di livello. No, per pochissimo. Voglio far vedere Ed Brain quello che so fare. Nulla, cioè. Tu. Pare che si prepara per l'impatto. Così si fa. Cosa fa? Sta l'acido. Leon sale di livello. Barrett sale di livello. Claude sale di livello. Ah, sei salito anche tu? Però questi prendo un po' io. Tu già sei pieno di mandarci. Sono più bravi. Se no io la protagonista. È vero. C'è una cosa che non va? Ah, metti i puntini. Niente, stavo pensando a quanto ti ammiro. Oh, davvero? Si sale, se non la diciamo la scemenza. Che cosa? Tipo che sia una cosa tra i denti. Ah. Non sono di intralcio, vero? Una locanda. Non so neanche se hai visto un barretto di carne. Va
Charlotte è un tipo molto canterino. Schifo. Livello 13, forza e simpatia. Abbiamo sbagliato, vabbè, ormai andiamoci. Il ferrot dog. Non potrei fare un tonnellino. Finalmente. Sì, sì, li abbiamo curati molto. Abbiamo cercato di fare sia un rapporto base tra tutti quanti loro, almeno di 6-14 per fare l'attacco in combo, e poi delle squadre proprio precise. Che colore la preferisci questa armatura? È molto bella, eh? Sì, normale, nera, dai. Non blu? No, perché sembra troppo tipo Power Ranger. Molto bella questa armatura, mi piace. Abbiamo finito tutti i soldi. Costa un sacco, che ti aspetti? Però è molto bella. Ci siamo. No. No. Cioè, sì, perché da qua poi dovrebbe schizzare su. Viaggiare è più bello in compagnia. Stai anni di gioco. Azione non era male. Oh, Miss Kimono. Oh, questa la mettiamo subito a Tifa. Cosa è proprio bella, eh? Beh, non è male. Pure viola. Mi manca il mio micetto. Hai detto qualcosa. Ah, vedi, hai recuperato tutti i soldi. Oh. Questa strada è proprio la strada dei soldi. Lisa ha comprato un regalo. Una cosina per te. Quello che ti piace. Lisa ha fatto un regalo a Barry. Un po' qua. Questo schifo. Fa schifo. Barrett è molto contento. Livello 14. Mano amica. 2. Beh, adesso io direi di scambiare un po' Triss e Yen. Con Yennefer con Triss. Ora che quello che era deve stare con Yennefer. Vabbè, però uno. Vabbè, ma Triss è destinata a Bari. C90, grazie mille per il follow e benvenuto. Ciao. Ok, allora riprendi. Proseguiamo. Che poi seguire questa strada è sbagliata. Dobbiamo vedere. Ah, aspetta, Claude se ne diventa. Però è no, no, ora è quello il rapporto tra di loro. Anche se dovrebbe andare, che poi succede che quando Rifa va a 18, lui sta a 19, quindi non si trovano mai più. Ah. Perciò dovevi cambiare. Comunque abbiamo sbagliato strada. Quindi qual è la strada? Penso sia quella in basso. Farà tutto un collegamento, forse va in così e parte. Ciao, benvenuto. Se cambiassi il mio grido di guerra? Già, immagino. Wow, questo edificio è tutto lucido e brillante. I pavimenti sono talmente puliti che sembrano degli specchi. Proprio così. Qui che vengono costruiti i robot. E come saprai, si tratta di macchine ipertecnologiche. Possono essere assemblati solo in posti perfettamente immacolati. Wow. Non è ammesso neanche il più piccolo granello di polvere. Meno male che ho fatto la doccia oggi, allora. Ci sono sempre questi mostri dentro. Io non smette mai di stupire. Sorry, eh? Deboli proprio, ma questi mostri.
bonus esperienza. Pesce snack. Pesce come snack. Non è complesso, comunque c'è una bella varietà di nemici. Sì, sì. Non è che sono proprio tantissimi. E alcuni, tipo quei goblin, cambiano giusto un po' gli occhiali e roba. Che luogo affascinante, vediamo. Dove dovrebbe essere questo gioiello? Oh cielo! Ah, mi hanno preso la faccia. Che succede? The brain! Mi hanno preso il cervello, non la faccia. Dio. Robot Brain. Oh, ci sta bene però. Sì, sì. Visto che tiene lo sfondo bianco. Fammi impazzire. La polvere. Ma oh, cosa mi fa? È nel mirino. Potere divino. Pepiera scudo attivata. Sparsa su me questa polvere misteriosa lo protegge una volta. Se nel mirino del nemico, solo un miracolo potrebbe salvarti. Niente paura, con la pepiera scudo dirai addio ai danni di un attacco. Usala con giudizio, non te ne pepentirai. Ah! Senti, fare la divinità è dura, un sacco di pressioni, montagne di scartoffie. A volte non ho il tempo per battute e frivolezze varie. Non è vero, sempre ce l'hai. Ah, ok, quindi conviene così lo scudo su di noi. Non ti posso fare impazzire più, quindi. Come sì? Ah, ti posso fare impazzire? Sì, posso essere pazzo e protetto in onemorale. Dai. No, ho distrutto la scuola. Sì, è solo un utilizzo. Ti adoro, siete al massimo. Pega fuoco. Però quando rimetti i mirini dove come lo riattivi. E riesci a rimetterli prima di crepare. Maxi arma. Vai, vai. Condisci bene. No, oh, mi si è calmato. Pazzisci. Col cavallo morto. No. O deludente. Ottimo lavoro. Ad ecco, vincono. Vittoria. Ti fa salire di livello. Robo succo. Addirittura. Fuori pericolo? Posso credere che stavo così per tramutarmi in un robot. Sarebbe stato piuttosto ironico, eh? Oh sì, già che sei qui. Dove l'avrò messo? Ho giurato che fosse qui. Ah. Ecco qua, era questo che cercavi? Oh sì, proprio quello. Hai tenuto il gioiello naso. Bene, tutto tuo, spero ti sia utile. Grazie mille. Hai completato la missione di The Brain. Finalmente! Abbiamo trovato tutti e quattro i gioielli. Ipipurrà! Ora possiamo entrare nel grattanuvole. Improvvisamente mi sento come se avessi le vertigini. Forza, gente! Andiamo! Era il drago. E vai, abbiamo i gioielli per il grattanuvole. Immagino che ora si prende tutto il gruppo. No.
dobbiamo cercare tutto il gruppo da capo. Abbiamo i gioielli per gli occhi, il naso e la bocca. Bene, quindi... Che ne è di appiccicarci questi affari sulla faccia? Non dovremmo giocherellare con queste cose preziose. Giochiamoci a biglie, anzi no, usiamoli per il tiro a segno. Ma no, e se poi si rompono, eh? Ho trovato, lanciamoli sull'acqua come sassi. Basta! Ma dai, stiamo scherzando! Ti stavamo solo menando per il naso, oppure... per non prenderti per il culo, eh? Così facile, è divertente! Bah! Ok, che dite, cominciamo? Piano facendo aperto il festival del grattanuvole. Un brindisi! Sarebbe? Rod è ancora malato, peccato. Non ha potuto partecipare alla festa. Appunto, il tavolo col cibo porta male. Di solito sì. Perché prima di questo, cioè dopo di questo succede sempre qualche disgrazia. Aveva spazzolata. Oh no, si è addormentato. Livello 15. Beh, sono troppo pochi. Sono troppo pochi soldi. Avanziamo. Vai. Grattanuvole.